Facciamo un bilancio. Beh, innanzitutto quattro domeniche di bel tempo, di sole, che hanno sicuramente aiutato la manifestazione. Ma direi che è stata la festa della città, la festa del mare, con il quale la città ha un rapporto inscindibile. E soprattutto la festa dei nostri pescatori, del mondo della pesca, dei famosi gozzi, imbarcazione caratteristica della nostra città, che continua ad attrarre l'interesse di turisti e visitatori. Penso che quello di celebrare un evento che pensi soprattutto alla storia della città e alle tradizioni sia la chiave di lettura di questo grande successo di pubblico e soprattutto dell'interesse della stragrande maggioranza di turisti presenti in città in questo ottobre fantastico dal punto di vista anche climatico. È possibile destagionalizzare attraverso la cultura e le tradizioni di una città. L'offerta culturale di questa città è altissima. È chiaro che giugno, luglio, agosto tirano le spiagge, la balneazione. Bisogna inventarsi qualcosa, ma noi abbiamo la fortuna di avere una facilità a inventarlo, perché abbiamo un territorio ricco di storia, di tradizione e di cultura. Monopoli sta diventando un caso ormai dal punto di vista turistico, è in crescita esponenziale, come mai? Ma la frase che mi ha colpito l'altro giorno del direttore di Puglia Promozione è stata questa: Monopoli è un fenomeno che stiamo studiando perché si vuole capire qual è il segreto di questo successo e soprattutto il segreto di questi numeri di crescita incredibili se rapportati alla media regionale di una regione, la Puglia, che comunque cresce già di suo notevolmente.